Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Il titolo di questa collaborazione è La mia collezione di borse. Quindi in questo video dobbiamo mostrarvi tutte le nostre borse preferite, quelle che usiamo di più, quelle più vecchie, quelle più nuove, insomma, tutte le borse che vogliamo e anche zaini eventualmente, insomma, tutto quello che noi utilizziamo per riporre dentro tutti i nostri oggetti. E io, come al solito, prima di iniziare il video, vi ricordo che il link al gruppo Facebook è in descrizione, così come anche in descrizione trovate tutti i link dei canali delle ragazze che partecipano a questo video. Quindi mi raccomando, andate a vedere anche i loro video. L'anno scorso io avevo già fatto un video simile che era il video tag Le borse della mia vita, però non vi avevo fatto vedere molte delle borse che invece vi farò vedere in questo video. Quindi, in ogni caso, anche se ho fatto un video simile, le borse che vi faccio vedere sono diverse. Forse ce n'è qualcuna in comune, ma diciamo che più o meno mi sembra di ricordare di non avervi fatto vedere queste. Però vi lascio linkato il video, così se volete andare a vederlo ce l'avete. Ma basta con le chiacchiere, comincio subito a mostrarvi le mie borse. La prima che vi faccio vedere è quella, diciamo, più grande che io utilizzo quando vado in vacanza e la utilizzo un po' come una seconda valigia, perché effettivamente per i miei canoni è veramente grande. Ed è questa. Questa qua io la utilizzo, come vi dicevo, quando vado in vacanza perché vado a riporre in questa borsa più piccola tutte le cose che magari non mi stanno in valigia, quindi il phon per i capelli, la bustina dei trucchi, insomma tutte quelle cose magari che riguardano più la cura del corpo, il make-up, eccetera, le vado ad inserire qua. Questa mi piace molto, all'interno è fatta così, ha due taschine più una taschina con la cerniera. Ed è veramente comoda appunto per questo scopo. Io l'ho comprata apposta perché per i miei canoni comunque è un po' grande. Io non andrei mai in giro con una borsa così grande. Però dicevo, per la vacanza assolutamente perfetta. Vi faccio vedere poi la mia borsa da mare. La mia borsa da mare è questa. Questa qui è un po' eccentrica come borsa da mare e secondo me non nasce come borsa da mare, nel senso che io la utilizzo a questo scopo, ma sicuramente quando l'hanno messa nel negozio non l'hanno pensata come borsa da mare. Però è molto capiente, molto comoda da portare, molto particolare. Io che sono una persona comunque abbastanza eccentrica, ho una borsa da mare di questo genere. Mi piace tantissimo comunque questa borsa, è la mia preferita. Poi andiamo invece su borse un pochino più normali. Vi faccio vedere questa che è piccolina, veramente molto molto piccola e ce l'ho da tantissimi anni. La uso solo ed esclusivamente quando devo andare a qualche serata o a qualche avvenimento importante, non so, una cerimonia, un matrimonio, una cena particolare in cui magari sono vestita molto elegante e allora mi porto questa borsetta piccolina. Ma all'interno ci stanno veramente pochissime cose perché è molto piccola, ha due taschine, quindi comunque qualcosina riuscite a mettere, però giusto le chiavi di casa, il bancomat, non so, il telefonino, ma non è che ci stia tanta roba. Però insomma è abbastanza carina e comoda tutto sommato per avvenimenti di quel genere. La New Entry è la borsa che mi ha regalato un mio amico per il mio compleanno, me l'ha regalata a marzo, quindi non è passato tantissimo tempo ed è questa. Questa forse l'avevate già vista, se avete visto il video tag cosa c'è nella mia borsa o qualcosa del genere, adesso non ricordo il titolo preciso, però vi avevo fatto vedere questa borsa. E questa è proprio la New Entry, l'ultima borsa nuova che ho. Sempre sui toni del rosso vi faccio vedere anche questa. Questa invece l'avevo comprata io un po' di tempo fa, forse un paio d'anni fa. E la utilizzo quando indosso le scarpe rosse, quelle un po' più sportive. Non so se avete visto il video in cui vi faccio vedere tutte le mie scarpe col tacco. Lì vi avevo fatto vedere un po' di scarpe rosse, tra cui quelle, diciamo, un pochino più da giorno, un pochino più semplici, un pochino più sportive, che hanno una tonalità molto simile a questa borsa, quindi io le vado ad utilizzare, la vado ad utilizzare quando metto quelle scarpe.
Quella che io utilizzo invece praticamente ogni giorno, soprattutto in estate, è questa. Questa mi piace molto, è molto comoda. Mi piace perché ha qui le frange, i cuori, insomma è fatta così, ha questi cuori con le borchie, queste frange. Ha una taschina qua esterna, poi ha due taschine all'interno, ha una parte, un'altra tasca grande in mezzo che fa anche un po' da divisorio. Quindi insomma questa è veramente una borsa comoda con la quale io mi trovo veramente benissimo, quindi praticamente tutti i giorni la utilizzo. Poi passiamo alle cose un pochino più particolari e originali. Vi faccio vedere una borsa che mi ha fatto mia mamma. Questa borsa qua. Questa è una borsa, è molto vecchia perché questa borsa l'abbiamo fatta in occasione del matrimonio della cugina del mio compagno. E sono passati veramente tanti anni. Adesso io di preciso non ricordo, ma secondo me 15 anni più o meno devono essere passati. E questa me l'aveva fatta appunto per l'occasione, perché questo matrimonio era un po' particolare, era di sera, non sapevamo se vestirci di nero, perché si dice che ai matrimoni non bisogna vestirsi di nero, però essendo di sera in un locale molto elegante, insomma alla fine non sapevamo come vestirci, poi alla fine eravamo quasi tutti vestiti di nero, parentesi, vabbè. Comunque io avevo una sciarpa rossa, una stola rossa. E mia mamma mi ha fatto questa borsa con lo stesso materiale della stola. Queste, ai tempi si vedeva bene, sono delle rose. Adesso purtroppo questa borsa comunque ha i suoi anni, è rimasta nell'armadio, quindi si sono un po' schiacciate. Però praticamente dovevano essere, sono delle rose che ovviamente con il tempo hanno un pochino perso il loro vigore. Però questi sono tutti petali, comunque petali di rosa. Ed è una borsa molto particolare, è semplicemente un cilindro, all'interno non ha nulla di particolare, si chiude così in questo modo con diciamo i due elastici, ha la sua tracolla. E questa è una borsa che mia mamma mi ha fatto proprio interamente, dall'inizio alla fine. Ha preso la stoffa, me l'ha cucita, ha fatto i petali di rose, ha fatto la chiusura, è stata veramente bravissima. Adesso mentre giro il video mi viene in mente che secondo me mia mamma forse non si ricorda neanche di questa borsa perché è passato veramente tanto tempo. Però è una borsa che comunque io ho sempre conservato perché l'ha fatta mia mamma, quindi comunque c'è anche un valore affettivo. Ed è una borsa davvero molto molto particolare. Sempre in tema borse eleganti e rose, vi faccio vedere questa che invece ho comprato in un negozio e ha tutte queste rose bianche fatte così. Ha ovviamente dentro la sua taschina piccolina, ma poi è veramente una borsa stretta in cui ci stanno pochissime cose. Ha la sua tracolla fatta in questo modo, ma mi piaceva molto l'idea soprattutto delle rose, di queste rose qua messe tutte sulla superficie sia da una parte che dall'altra, veramente molto carina. Questa l'ho comprata in occasione del matrimonio di mia cognata perché avevo un vestito rosa molto elegante con delle perline, poi avevo le scarpe bianche e mi serviva una borsa bianca, quindi ho preso questa qui che è di raso, quindi è veramente una borsa molto particolare. E anche questa è molto carina, non l'ho mai più utilizzata perché comunque sono quelle borse particolari, eleganti che si utilizzano solo in quelle occasioni. E a proposito di occasioni speciali, siccome nel video che ho fatto sulle scarpe col tacco vi avevo fatto vedere le mie scarpe di laurea, cioè quelle che avevo il giorno in cui mi sono laureata, vi faccio vedere anche la borsa. Avevo questa borsa il giorno in cui mi sono laureata, quindi scarpe rosse di vernice e questa borsa. È una borsa abbastanza scomoda, devo dire la verità, perché è molto stretta. Dentro le cose ci starebbero anche come capienza, diciamo, in larghezza, in lunghezza, ma è talmente stretta che poi dentro ci sta veramente poco. Però, insomma, il giorno della laurea, comunque io volevo una borsa che stesse bene con le scarpe. Mia mamma mi aveva comprato questa proprio apposta per l'occasione. L'ho usata pochissime volte dopo quel giorno perché appunto è talmente stretta che non ci sta quasi nulla alla fine dentro, quindi insomma, però anche questa mi ricorda comunque un momento particolare della mia vita.
E come ultima cosa vi faccio vedere il mio zaino da trekking, perché io adoro questo zaino. È piccolino perché io non volevo uno zaino enorme, anche perché io quando vado a fare trekking, non sto fuori 2 giorni, cioè non sono una persona che dorme nel bosco assolutamente. Magari parto la mattina, ma la sera io me ne torno a casa. Quindi non ho bisogno di uno zaino enorme, gigantesco. Qui ci sta tutto quello che mi serve: una bottiglia d'acqua, una felpa, perché comunque non si sa mai quando si va nei boschi, la macchina fotografica, fazzoletto, portafoglio, insomma, tutte quelle cose lì, però a me poi non serve altro. Quindi qua ci sta tutto. E io veramente adoro questo zaino. Ha le 2 tasche laterali, in modo che se io voglio mettere l'acqua fuori e averla subito a portata di mano, ce l'ho qua. Ha la sua tasca sia interna che qua esterna, quindi qua ci posso mettere magari i fazzoletti, insomma quelle cose che devo tirare fuori magari più velocemente. È uno zaino, diciamo tecnico, perché comunque ha questo tessuto antitraspirante. È veramente veramente bello. Io adoro questo zaino, quindi quando vado a fare trekking questo viene sempre con me. Questa era l'ultima, diciamo, borsa zaino che avevo da farvi vedere per questo video. Vi ricordo di andare a vedere anche i video delle altre ragazze. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete delle borse particolari che magari utilizzate solo in alcune occasioni. Io vi do appuntamento alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.